Come state adesso? E rieccomi qua dopo tanto tempo. Allora, non sono tanto brava a raccontare delle cose, anche perché poi mi faccio i miei film, però di solito i miei film sono in giapponese, perciò è difficile poter trasmettere in italiano. Comunque ci proverò per quanto riguarda karate che noi pratichiamo qui al nostro dojo. Un karate di Okinawa tradizionale, ma io dico più di famiglia, che abbiamo prima di tutto avuto l'onore di essere insegnati da Nishira Sensei, che è qua dietro di me, che purtroppo non c'è più. Di famiglia, e in più posso anche dire che Nishira Sensei è uno degli ultimi kakurebushi di Okinawa che c'erano stati. Dico questo perché Nishira Sensei non ha mai voluto aprire un dojo, e anche l'insegna che vedete qua, che è stato donato dal suo sensei Soken Sensei, non ha mai atteso fuori. Però le persone importanti di associazioni, delle, non lo so, dei maestri di nomi importanti sapevano della sua presenza. Dico questo perché anche quando noi ci allenavamo da Nishira Sensei abbiamo visto passare dei maestri di nome importanti a chiedere l'aiuto per le tecniche piuttosto che per kata o delle cioè comunque per consiglio, ecco, diciamo, per poter avere consiglio da Nishira Sensei. Allora, l'altra cosa che appunto credo si possa, come posso dire questa cosa di kakurebushi, perché anche in famiglia, coi parenti, non era così noto che Nishira Sensei praticasse karate e che fosse così importante come sensei. Questo perché appunto quando è venuto a mancare al funerale, i parenti hanno visto arrivare delle persone che lo conoscevano perché appunto l'hanno visto in TV, l'hanno sentito sul giornale, eccetera eccetera, dei maestri di karate che venivano a dare condoglianze alla moglie di Sensei. E mi ricordo anche una nipote che mi aveva raccontato, lei chiamava zietto perché lo adorava, dice lui, loro in famiglia hanno questo negozio di tipo catering, se posso chiamare così. Lavorava tantissimo e vabbè, lei non sapeva che poi lui si allenava da solo nel laboratorio. Dopo il lavoro lui prendeva questo furgone, metteva su sua nipote che era piccolina e andava in giro appunto vicino a casa sua, alle case dove c'erano delle persone che avevano bisogno per fisioterapia, massaggio, lui ci andava e li aiutava. Certo, la prima volta che ho visitato come Nishira Sensei, ad essere sincera devo dire che non ci avrei mai detto che lui fosse un maestro di karate. A vederlo non avrei mai detto, avevo tutta un'altra immagine. Invece poi ho avuto anche l'onore di vedere quell'anno lì, siccome tutte le mattine Nishira Sensei ha dedicato solo a Meroni Sensei, poi pomeriggio potevamo allenarci anche noi allievi, ma la mattina era dedicato a Meroni Sensei. E mi ricordo che sì, fino a che si trattava di kata, delle tecniche, della storia di karate, di Okinawa, eccetera eccetera, riusciva a stare un po' dietro. Ma dopodiché, quando si mettevano a lavorare, a fare jissen, non so come potevo descrivere la cosa che vedevo davanti a me, corpo a corpo. Allora, cercavo di scrutare tutto quello che potevo, ma era difficile perché comunque si muovevano velocissimo tutto quanto, e ogni tanto mi spariva Nishira Sensei. Io dico così perché davvero, allora, Nishira Sensei ovviamente, come ho detto, era piccolino, Meroni Sensei è alto, ha delle spalle, ok?
e spariva, intravedevo i piedi di Nichiren Hanshin dietro Meloni Sensei. Cos'era successo? Era successo che praticamente Nichiren Hanshin era passato in mezzo alle gambe di Meloni Sensei ed era passato dietro Meloni Sensei. Oppure, non so, una volta, allora, laboratorio che Nichiren Hanshin dedicava al suo allenamento era veramente, cioè, è piccolino. E ho visto volare Meloni Sensei. Ho visto, sì, c'era Nichiren Hanshin che si era buttato giù, scivolato e buttato giù e, non lo so, ha lanciato dietro Meloni Sensei. Meloni Sensei ovviamente ha fatto le cadute che fa di solito con Jiu-Jitsu, perciò è andato liscio, però anche Meloni Sensei è rimasto un attimino così, ma Sensei allora fa anche Jiu-Jitsu? E lui fa no. Io Jiu-Jitsu non lo so, non so neanche cosa fanno. E allacciando con questo fatto che non lo sa di cosa si tratti, il Kobu-Jutsu. Abbiamo chiesto un giorno se lui facesse anche Kobu-Jutsu, praticasse anche Kobu-Jutsu, e ci dice no, assolutamente non so niente di Kobu-Jutsu. Poi un giorno, non so cos'era capitato, prese questo bastone che era all'angolino, appunto con l'insegna, no? Matassato tutto lì, lo prende e comincia a usare come se fosse una cosa naturalissima da fare da tutti i giorni. Ma poi abbiamo scoperto perché lui diceva no, io non pratico Kobu Jutsu, non so usare le armi, perché siccome lui si allenava tutti i giorni, tutti i santi giorni, il karate, non allenarsi tutti i giorni vuol dire non praticare una cosa. Perciò per lui il Kobu Jutsu che faceva, cioè il bastone, quello che usava lui, vabbè, raramente, non era praticare. Sapeva maneggiare un po' così. Vabbè. Ho detto prima tutti i giorni per karate, ma in realtà abbiamo poi saputo dal suo figlio maggiore che c'era un giorno all'anno che Nichiren Hanshin era non si poteva avvicinarsi a lui. Il 31 dicembre, visto che fanno tipo catering, c'era tantissimo, ci sono ordini nei questi giorni di festività, e lì il 31 dicembre appunto è strapieno di ordini, non hanno neanche più posto dove appoggiare le cose. Allora cosa succede? Usavano anche il laboratorio dove lui si allenava tutti i giorni per poter appoggiare delle cose e non ci si poteva fare null'altro. Allora il figlio dice l'unico giorno che lui non poteva allenarsi era di un nervoso incredibile. Perciò tutti muti, tutti al lavoro, basta. Ok. Nichiren Hanshin, per adesso a me vengono queste cose. Poi siamo passati a Toma Sensei per un periodo, sempre grazie a moglie di Nichiren Hanshin, perché lei ha avuto questa gentilezza di presentarci amici suoi di allenamento. Toma Sensei, che come altezza era uguale a Nichiren Hanshin, e anche lui ci ha fatto andare ad allenare a casa sua, sul tetto di casa sua di cemento, perciò tetto che scotta veramente in un modo micidiale. Poi sera tardi, quando faceva buio, siccome sul tetto aveva messo anche una casetta prefabbricata piccolina 3 metri per 3, e ci allenavamo là dentro. Però voi potete immaginare anche quello, a parte finché si tratta di Toma Sensei che è piccolino, un conto, ma io che non sono piccolina. Poi Meloni Sensei, poi c'era anche un altro allievo, ancora più alto di Meloni Sensei, anche bello robusto anche lui. Era un po' strettino, però ce l'abbiamo fatta. Solo che ce ne accorgevamo che Toma Sensei faceva queste tecniche nei kata molto alte, tutte alte. E appunto parlando è venuto fuori che lui fa tutto alto perché la sua
immagine di combattimento è combattere non con le persone di Okinawa, con gli stranieri che sono molto più alti, molto più grossi. Allora l'immagine è di andare sempre più su. E si allenava ormai così anche nei kata. Per quello che faceva nel kata portava nella realtà o viceversa. Poi, dopo Toma Sensei, abbiamo avuto un periodo con Oshiro Sensei, diciamo specialista di Bo. E molto interessante perché ce ne parlava anche della storia della scuola di Soken Sensei e tutto. E ci aveva fatto vedere anche il Bo che ha avuto da Soken Sensei, piuttosto che altre armi che lui aveva anche costruito da solo. Poi alla fine siamo arrivati a Tamaki Sensei. Ne avevamo sentito parlare molto da Nishira Sensei e Nishira Sensei diceva devo farvi conoscere perché lui ha le gambe molto veloci, ha uso delle gambe molto veloci. Abbiamo incontrato Tamaki Sensei, io l'ho visto la prima volta, ho detto oh mamma mia, cosa sta facendo? Non lo so, veloce credo sia una parola troppo riduttiva, anche Nishira Sensei era veloce ovviamente, ma appunto sembravano fratelli, no? Nishira Sensei e Tamaki Sensei fratelli, perché si muovono uguali. E poi Nishira Sensei aveva questa, diciamo, capacità di insegnare un po' più anche secondo quello che avevamo bisogno noi in quel momento e tutto. Tamaki Sensei è tuttora difficile, perché potete immaginare, vabbè, a parte che lui è andato da Soken Sensei a chiedere di poter essere ammesso come suo allievo e ha messo un mese per essere accettato, perché Soken Sensei ha messo a prova, perciò lo mandava via tutte le volte che lui andava a casa a chiedere per favore posso essere suo allievo. La sua, diciamo, tenacia ha fatto sì che Soken Sensei disse ok, ti accetto come allievo, però in una condizione, con una condizione, scusate l'italiano: tu non potrai mai entrare nel dojo dove ci sono altri allievi, cioè non puoi mettere piede nel dojo. Ci alleneremo dove capita, quando ci capiterà. Perciò non c'era un posto fisso e non c'era orario. Per 10 anni lui da solo si è allenato con Soken Sensei, e che posso forse immaginare che allenamento potesse essere, perché ho visto Nishira Sensei con Meroni Sensei. Dopo 10 anni è stato portato da Nishira Sensei, che ci racconta anche questa cosa, che dice io per 10 anni le ho prese da Soken Sensei, dice adesso caspita con questo, diciamo, primo allievo di Soken Sensei va bene tutto, però anch'io 10 anni l'ho fatto, magari posso farcela in qualche maniera. E lui fa, Marisan, non ho capito, e ne ho preso altrettanto, non è cambiato niente. E anche loro hanno continuato ad allenarsi senza orari. Anche, diceva anche la moglie di Nishira Sensei, che arrivava, non so, alla 1 di notte dopo il lavoro, rimanevano ad allenarsi fino alle 6 di mattina, e poi Nishira Sensei doveva lavorare, anche l'altro signore doveva andare via, così via. E abbiamo saputo poi da Itoe-san, la moglie di Nishira Sensei, che ci ha presentato alla fine, perché Tamaki Sensei, anche lui essendo uno dei Kakurebushi, era un po' titubante ad insegnare a diciamo stranieri, come una volta Okinawa erano, diciamo, molto gelosi, volevano custodire il karate di Okinawa a Okinawa.
quando hanno cominciato a, diciamo, portare in Giappone, tanti maestri non hanno, diciamo, hanno dovuto accettare, però non erano contenti. E questa cosa tuttora Tamaki Sensei ce l'aveva. E la moglie di Nishida Sensei invece ha fatto capire quanto noi ci tenessimo ad andare avanti con questo studio, con questa scuola. E anche a noi ci ha messo, ci ha fatto delle prove, credo, a modo suo, ce ne rendiamo conto adesso. E un giorno mi ricordo che aveva detto: adesso anche voi siete di Okinawa e possiamo andare avanti con questo studio. Anche Tamaki Sensei dice che non è praticante di Kobujutsu, però non ha nessun problema a usare le armi. E so che anche da lui, cioè non da lui, anche lui viene cercato da tante persone, ma poche persone riescono appunto a trovare. E niente, è una scuola particolare, ma molto, ecco, una volta entrati davvero sembra di essere in famiglia, anche perché una volta che loro capiscono che tu fai seriamente, ti trattano da uno di famiglia. Ormai io e Meloni Sensei siamo proprio di, cioè ormai siamo okinawensi e sono molto orgogliosi che portiamo avanti, almeno noi in Italia, con, no, con questo stile. Ce ne saranno altre cose poi. Spero adesso di poter andare prima possibile di nuovo, andare a visitare Okinawa e incontrare Tamaki Sensei e anche i suoi allievi per poterci allenare tutti assieme. E niente, per adesso mi stoppo perché ci sarebbe da raccontare, ma non finirei in 20 minuti, ecco. Andrei avanti per ore e ore e ore. Niente, spero sia piaciuto. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. ありがとうございました。